Marco Sanginario, allenatore del CLNQS Molise, vi siete fatti un bel regalo post natalizio e prima del 2024, grande prestazione, grande vittoria strameritata contro una squadra comunque forte. Sì, una squadra forte, a loro mancava il pivot che è anche il capocannoniere del girone, però vabbè, non parliamo delle assenze perché noi porteremo la bandiera delle assenze. La vittoria è una delle più belle perché di gruppo, perché viene da un periodo molto particolare dove abbiamo perso tanti giocatori, un po' per cessione, un po' per infortuni, vedi Turek, Guilez, Bocca, Mazzaglia, Silva, sei persone in due partite, riusciti a portare sei punti a casa, diciamo molto utili per la zona, per la salvezza. Dopo l'avvio difficoltoso adesso siamo a tutto un altro Cus, li metti bene in campo, si aiutano tra di loro, difendete benissimo, subite poche reti, infatti ti sei arrabbiato anche sul gol subito proprio all'ultimo, volevi il clean sheet e attaccate anche in maniera ordinata, potevate fare anche altri gol. Beh sì, abbiamo trovato una compattezza di squadra, una voglia di rivincita, ecco, verso tante vicissitudini che sono accadute in questo periodo, credo sia questo, e la squadra ha trovato una sua quadratura, una sua dimensione, si nota, dobbiamo ancora migliorare tanto, ma sicuramente dovremo rinfortire un po' la rosa perché siamo veramente ridotti all'osso. Settimana arriva Martinez, un argentino, un pivot che ci darà una grossa mano. Vinicius sembra fortunatamente aver risolto le problematiche dell'infortunio grave, ma speriamo superato, in modo da affrontare insomma le prossime partite del 2024 con maggiore serenità. Mister, si chiude il girone d'andata, come sempre si fanno i primi mini bilancio. Da tua grande esperienza, che voto dai sinceramente a questa prima parte di stagione? Beh, prima parte di stagione era un voto negativo sicuramente, cioè potevamo e dovevamo raccogliere di più sicuramente rispetto alla rosa che avevamo dall'inizio. Poi paradossalmente, levando nomi importanti, sono arrivati i primi punti, quindi vuol dire che la società ci ha visto lungo anche su questo. E il bilancio poi del 2023 è sicuramente positivo perché il 2023 ci ha portato in elite, non ce lo dimentichiamo, e nel 2024 dovremo cercare di riuscire a tenere la categoria, che sarebbe una nostra piccola vittoria di campionato.